Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più di tutti, bentornati su GIOVISPO. Io sono GIOVISPO e questo è l'episodio della Team of the Week, possibili giocatori IF, del prossimo Team of the Week, che sarà il numero 8. In questo episodio non ho messo il portiere, l'ho fatto su Footwiz, se volete saperlo, dove faccio il prediction, il possibile giocatore IF, lo faccio un po' su Footwiz e un po' anche su Foothead, però su Footwiz diciamo è più bello, c'è la grafica della web app, è molto più bello. Comunque in questo episodio non ci sarà il portiere, non ci sarà il portiere. E ho messo anche altri giocatori che potrebbero aver fatto bene, anzi hanno fatto bene in base ai gol che hanno fatto nelle loro rispettive squadre. Volevo dirvi anche che se volete aiutarmi con questo Team of the Week, con questi possibili giocatori IF, vi invito dunque a passare dalla pagina Facebook, mi mandate un messaggio sulla pagina Facebook, io lo leggo e vediamo un po' se sono d'accordo con voi. Ad esempio, no? C'è un giocatore in ballo in questa settimana, perché non so neanche io se uscirà IF. Si tratta di De Bruyne. De Bruyne ha già ricevuto una versione in forma, però nella partita del Wolfsburg ha fatto un gol e due assist. L'ho inserito lo stesso, però volevo sapere una vostra opinione. Cosa ne pensate voi di questi che vado a mettere? Se siete... diciamo, se avete la stessa idea, la stessa opinione di quelli che metto io, oppure no, siete contrari. Poi volevo chiedervi di nuovo, mi mandate un messaggio su Facebook prima della domenica o il lunedì mattino, oppure quando volete voi, la domenica sera, mi dite guarda Giovi, questo portiere Leno, ad esempio, questo portiere ha giocato veramente bene, non ha subito gol, ha parlato un rigore, potresti metterlo nel team of the week possibili giocatori IF? Dico io va bene, vado a controllare, vedo come ha giocato anche, vedo la sua squadra cosa ha fatto, se ha vinto o perso, e io poi dico va bene, ok, lo inserisco. E poi dico, mi sta suggerito da Tizio Caese e Brogno, così vi nomino anche nel video, perché giustamente mi aiutate nel video e io vi voglio ringraziare. Dunque, detto ciò, chiudiamo questa parentesi. Il primo giocatore che vediamo è Chambers. Ha fatto un gol e un assist, una partita vinta 3-0 dall'Arsenal. Il terzino destro argento diventerà IF per me. Poi abbiamo Nkulu, che ha fatto un gol, una partita vinta 2-1 dall'Olympique Marseille. 80 di velocità sarebbe devastante. Marchese, come tutti ben sapete, ha fatto un gol, una partita vinta 2-4 contro l'Udinese. Allora, se è quel gol che ho visto da fuori area all'angolino destro alto, cazzo, è veramente bello come gol. De Bruyne, ecco, vi dicevo poc'anzi, è già uscito IF, però non so, ditemi voi, secondo voi, se uscirà oppure no. Perisic, per me uscirà lui al posto di De Bruyne, ha fatto due gol, una partita vinta 4-0 dal Wolfsburg. Un esterno sinistro con 82 di pace, 82 di shooting, sarebbe pazzesco. Herman, esterno destro, ha fatto due gol, un assist, partita vinta 3-1, quindi Herman al 100% uscirà in forma, potete starne certi. Griezmann, altro IF, due gol, una partita vinta 4-2 dall'Atletico Madrid. James Rodriguez, altra vittoria nel Madrid per 4-0, lui è stato autore di due gol, dunque per me una versione IF, ci sta. Io nutro molte speranze in questo giocatore, sono sicuro che potrebbe diventare uno dei migliori al mondo in assoluto. Di Santo, questo attaccante argentino, per lui due gol, la partita vinta 1-2, fuori caso, ovvero. La Cassette, questo è un po' incerto, però ha fatto due gol, la partita vinta 3-2, quindi sì e no, dai. De Ceglie, per tutti gli interisti, io sono interista, sapete cosa comporta, quindi passiamo oltre. Rizzo,
giocatore della Sampdoria, ha fatto, dove sta? Un gol, partita vinta 3-1. Roland, per lui, un gol, la partita vinta 2-1. Jonatas, partita vinta, aspettate che lo cerco, allora, due gol, la partita vinta 2-1. Maiga, l'ultimo giocatore, ha fatto due gol, la partita vinta 3-2. Dunque, ora vi faccio vedere un po' questa. Questi sono quelli che potrebbero uscire secondo me. Ditemi voi cosa ne pensate, se dovevo togliere ad esempio De Bruyne, se al posto di De Bruyne c'è qualcun altro che potrebbe uscire. Pirlo ad esempio, visto che ha avuto un'ottima valutazione. Ho visto anche altri attaccanti, tipo Matri. Ci sono altri. Dunque, commentate con la vostra opinione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, lasciate un bel pollice all'insù se volete che questa serie continui. E dunque ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!